Bene, possiamo cominciare allora. Ok, grazie. Intanto benvenuti a tutti a questo nuovo incontro del ciclo di seminari di storia parlamentare, oramai un incontro consueto che viene impegnato la Scuola Normale e la Scuola Sant'Anna in collaborazione con gli uffici studi delle due Camere per svolgere alcuni seminari di approfondimento su alcuni aspetti della storia del nostro Parlamento. Come sappiamo, negli ultimi tempi questi incontri si stanno concentrando sul tema del controllo parlamentare, sull'esecutivo nel periodo statutario e in particolare, tenendo anche presente insomma l'anno giubilare del centenario dell'entrata dell'Italia in guerra, questo specifico seminario si concentrerà sul i lavori parlamentari, i rapporti tra Parlamento e Governo in occasione della Grande Guerra, ma do subito la parola ai nostri relatori. In particolare cominciamo con l'intervento di Massimiliano Gregorio, ricercatore a storia del diritto all'Università di Firenze. Gli do quindi la parola per il primo intervento. Allora, io vi ringrazio innanzitutto per l'invito, che mi onora molto, insomma molto, molto bello essere qua. Mi sono chiesto che cosa potessi raccontarvi che fosse interessante per voi, insomma, e spero che la mia scelta alla fine sia felice. Io direi, la riflessione che vorrei proporvi è un po' questa, partire dalla domanda sottesa al titolo, che è sostanzialmente: quale controllo del Parlamento sull'operato del Ministero, nel caso appunto durante il periodo bellico? Partire da una risposta abbastanza tranchant a questa domanda, anche forse semplicistica come risposta, consapevolmente semplicistica, per provare a chiedersi le ragioni di questo stato di cose, di questa situazione. La risposta un po' semplicistica, come vi dicevo, è che in realtà di controllo durante il periodo bellico ce n'è stato poco e adesso si tratta di capire un po' in che situazione questo stato di cose operava. Perché poco controllo da parte del Parlamento dopo la concessione dei pieni poteri? Beh, una prima del maggio del 15, insomma, una prima risposta abbastanza banale è perché c'era la guerra. Del resto l'istituto dei pieni poteri risponde esattamente a questa logica. Questo è vero, ma non spiega tutto. Non spiega tutto perché chi, per esempio, si è dato pena, insomma, di analizzare l'attività dei parlamenti degli stati belligeranti durante il primo conflitto, ha realizzato che il Parlamento italiano ha controllato molto meno degli altri parlamenti. Credo che meno del Parlamento italiano si sia riunito solo il Parlamento turco. Con tutto rispetto, ma questo sono i dati di fatto. Quindi, diciamo così, partendo da questa evidenza, la mia riflessione è: proviamo a cercare di immaginare se ci sono anche altre ragioni che non rispetto alla contingenza bellica. E in questa difficoltà del Parlamento a controllare l'operato del Ministero, a mio modo di vedere, alla radice di questa situazione esistono anche altre ragioni attinenti, per esempio, da un lato al tipo di forma di governo che l'Italia statutaria ha vissuto e dall'altra al tipo di teoria dello Stato che la dottrina giuridica ha prodotto per sostenere quella costruzione giuridica che fu lo Stato di diritto liberale. Allora, partiamo dalla forma di governo. Qui mi auguro anche, insomma, di dire cose già in parte già note, insomma, però come immagino sappiate, l'Italia liberale muove da una sostanziale ambiguità costituzionale. L'ambiguità è offerta da una discrepanza abbastanza marcata tra la forma di governo prevista dalla lettera dello Statuto Albertino e la forma di governo effettivamente affermatasi in Italia. La lettera dello Statuto Albertino prevedeva una monarchia costituzionale pura. La forma di governo affermatasi in Italia è quella di una monarchia parlamentare. Qual è la distinzione? Essenzialmente, in una monarchia costituzionale pura,
l'esecutivo non è un soggetto, ma è un potere, ed è un potere che spetta alla corona. È un potere che spetta alla corona, la quale lo esercita attraverso i propri ministri. Leggendo lo Statuto Albertino, voi non troverete nessun titolo, nessun capo della Carta Costituzionale dedicata al ministero. Trovate tre articoli smunti dal 65 al 67 dedicati ai ministri del re. Nella monarchia parlamentare invece che cosa succede? Succede che il potere esecutivo è di fatto esercitato da un ministero, quindi da un organo collegiale di cui la carta statutaria non fa assolutamente menzione. Nell'esercizio del potere di indirizzo politico è sostanzialmente portato avanti dal primo ministro, anche questa figura sconosciuta alla lettera dello statuto, e entrambe queste figure, ed è per questo che si parla di parlamentarizzazione della forma di governo, sempre più spesso vengono incaricate dalla corona previa, o quantomeno insomma dietro, con la consapevolezza insomma di un certo appoggio, di un certo consenso parlamentare. Detto questo, cominciamo un po' a problematizzare. La parlamentarizzazione della forma di governo italiana lascia adito, cioè suggerisce un ruolo davvero centrale del Parlamento? Certamente la risposta è molto più centrale di quello che non prevedesse la lettera dello Statuto, sì, ma per il resto bisogna, diciamo così, provare a ragionarci un po'. In maniera particolare, secondo me, vanno tenute in considerazione tre cose. La prima è il ruolo della corona nella forma di governo. Molto spesso, e parlo anche dei colleghi costituzionalisti, di noi giuristi, insomma, in generale, quando si parla delle forme di governo ottocentesche, noi siamo un po' portati a pensare alla corona come a un residuato di antico regime, no? Come qualche cosa che sta lanciando le sue ultime frecce, ma che è inevitabilmente destinata, insomma, ad essere superata dal fluire della storia. Non è proprio così. Basta leggere lo Statuto Albertino. Lo Statuto Albertino è una carta non solo ottreata, ma forse proprio perché è ottreata, costruita interamente attorno alla figura del re. C'è una parte di dottrina molto interessante, penso soprattutto a un libro di un tedesco, Martin Kirsch, che parla proprio di monarchische constitutionalismus, cioè di un costituzionalismo monarchico come tipologia, come modello costituzionale europeo nel secolo XVIII-XIX. Quindi il ruolo della corona non va sottovalutato, è anzi ancora estremamente centrale, tant'è che il problema classico della forma di governo ottocentesca è quello del rapporto tra corona e Parlamento. Quindi la parlamentarizzazione del sistema non annulla certamente il ruolo della corona. Seconda considerazione, l'esecutivo, l'emergere di un nuovo soggetto politico e costituzionale. Innanzitutto il ministero esercita i poteri statutariamente che sono propri della corona, quindi capite che questo è già di per sé un ombrello costituzionale estremamente solido sotto al quale ripararsi. In secondo luogo è un soggetto che nel momento in cui si afferma diventa un protagonista, quindi si muove liberamente nello scacchiere costituzionale. Questo muoversi liberamente, se da un lato certamente si muove alla luce di un consenso che penso soprattutto la Camera elettiva naturalmente gli garantisce o non gli garantisce, d'altro canto sarebbe sciocco non vedere che la direzione delle relazioni può prendere anche la direzione completamente opposta. E questo si è verificato nella storia dell'Italia
precedente della storia dell'Italia liberale in più di un'occasione e soprattutto laddove si siano manifestate leadership piuttosto forti. Il caso più semplice da citare è quello di Crispi. Se non ricordo male, in uno dei ministeri Crispi, tra il 93 e il 94, in un anno di governo, il Parlamento venne convocato per 11 giorni, 11-12 mesi di lavori, 11 giorni del Parlamento. Questo naturalmente perché la Camera Bassa, questo è bene ricordarlo, ottiene il potere di autoconvocazione molto tardi, soltanto con la riforma dei regolamenti parlamentari del 1920. Quindi ancora all'epoca la Camera Bassa si convoca su iniziativa la convoca la Corona, ma insomma su iniziativa del primo ministro. Ma se guardiamo anche la situazione di quella che è configurata spesso come l'età dell'oro, del liberalismo italiano, cioè dell'età giolittiana, l'età giolittiana che sembra all'apparenza consegnarci una situazione in cui il Parlamento conquista un ruolo centrale, perché è proprio su una larghissima maggioranza parlamentare che il consenso di Giolitti si fonda, se analizzata un pochino più nel dettaglio, diciamo così, si lascia trasparire qualche chiaroscuro. Che cosa voglio dire? Voglio dire che queste grandi maggioranze, queste larghe maggioranze parlamentari sulle quali Giolitti fonda il suo potere, insomma, e la sua autorevolezza, non erano tanto frutto di un consapevole, cosciente e indirizzato lavoro della Camera, ma si basavano, rispondevano ad un'iniziativa che muoveva invece proprio dal primo ministro, in questo caso da Giolitti. Tanto per fare un esempio, le maggioranze larghissime di cui gode Giolitti, che vanno dai socialisti riformisti fino a certi esponenti liberali, non si fondavano su un dialogo tra i socialisti riformisti e gli esponenti liberali. Questi non dialogavano affatto tra loro, ognuno di questi dialogava con Giolitti, che fungeva da perno e garantiva ad ognuna delle parti, dava loro delle garanzie e quindi si guadagnava il loro appoggio. C'è stato peraltro, e poi concludo sull'aspetto dell'esecutivo, c'è stato peraltro anche un esempio precedente la Grande Guerra. Parlo della guerra di Libia del 1912. Presidente Giolitti, naturalmente, quindi siamo ancora in piena età dell'oro del liberalismo italiano. La guerra di Libia nei rapporti tra Parlamento e governo è estremamente indicativa, perché viene decisa, come dire, assolutamente ed esclusivamente da un'iniziativa ministeriale, come dire, perché lo statuto lo consentiva, il ministero esercitava i poteri che erano di spettanza regia, ve lo ricordo. Il Parlamento non viene interpellato, si riunisce a guerra conclusa e sostanzialmente approva il decreto d'annessione della Libia, ma soprattutto sana ex post quello che invece avrebbe dovuto fare ex ante, cioè legittima con una propria decisione tutti gli stanziamenti economici. Cioè il Parlamento, in occasione della guerra libera, di fatto il Parlamento italiano rinuncia ad esercitare quello che è il più classico dei poteri, il più banale dei poteri dei parlamenti nelle monarchie parlamentari, che è quello di tenere in mano i cordoni della borsa, sana ex post le decisioni già prese dal ministero. Quindi questo per dire che cosa? Per dire che l'età liberale ci consegna una situazione dove spesso la primazia del ministero sul Parlamento si è manifestata ancor prima della Grande Guerra. Terzo punto, sempre inerente alla forma di governo, che ci dà un po' più il quadro della situazione, riguarda per l'appunto il Parlamento, perché forse non è inutile chiedersi di che tipo di Parlamento stiamo parlando. Il Parlamento d'età liberale è un Parlamento estremamente diverso da quelli novecenteschi, da quelli che conosciamo. È un Parlamento composto da individualità, dai cosiddetti notabili. Il sistema politico italiano, come è noto, era definito, come insomma lo si definisce, come un sistema notabilare. Non ci sono ancora partiti organizzati in Parlamento, quantomeno i primi che vi si affacciano sono comunque mosche bianche. Il fatto che non vi siano partiti organizzati comporta il fatto che ci sia anche una scarsa organizzazione interna
alla Camera, e questo comporta a sua volta che ci sia anche una relativa consapevolezza della Camera nella possibilità di giocare un ruolo autonomo. Su questo, anche qui taglio un po' con l'accetta, in realtà andrebbe un pochino più sfaccettata la situazione, però il tempo è quello che è, quindi decido comunque di tagliare un po' con l'accetta. Una delle cose che mi è capitato di incrociare nei miei studi, io ho scritto una cosa su un libro sul partito politico, sul concetto costituzionale di partito politico, un elemento che ricorre molto nella cultura politica dell'Italia liberale è l'idea di politica intesa come amministrazione. Questa è una cosa che ricorre molto spesso nella classe politica. Vi vorrei fare un esempio che forse riesce un po' a spiegare un po' quello che voglio dire. Torno ancora un pochino indietro nel tempo, sempre la fase crispina, no, dell'Italia liberale. Le destre, ovviamente Crispi uomo della sinistra storica, le destre si trovano un po' nell'angolo, no, e cercano di organizzarsi. E viene lanciata un po' questa idea di una federazione, cioè l'idea era proviamo ad organizzarci, proviamo a costituire un partito. Un partito che in quel momento è un partito d'opposizione al ministero. Lo chiamano, o meglio il progetto prevedeva si chiamasse Federazione Cavour, come dire, in onore, giusto per dare un pochino di enfasi a questo. Di quel progetto non se ne fa niente, non se ne fa niente per dissidi interni, ma non se ne fa niente anche perché, come se non ricordo male disse in quell'occasione Ruggero Bonghi, un altro esponente importante della destra liberale, disse: qui dentro ci sono molte persone che hanno talmente tanto orrore di costituirsi, di descriversi, di presentarsi come un partito d'opposizione, dove lui sottolineava d'opposizione, a rinunciare a diventare partito. L'idea cioè è che il Parlamento è quel luogo in cui il notabilato si riunisce, e si riunisce però con uno scopo che non è quello di stare in Parlamento e basta, ma che è quello di amministrare. L'obiettivo politico è quello di governare. È per questo che le articolazioni interne della Camera fanno fatica ad emergere in età liberale, perché comunque la dinamica parlamentare era sempre funzionale alla costituzione di un ministero, era un gioco dal quale non si poteva essere estromessi, o se vi si era estromessi lo si era temporaneamente, in attesa che una condizione politica più favorevole consentisse di rientrare nel gioco del ministero. Entrare nel gioco del ministero non significa semplicemente andare a governare, ma essere comunque determinanti, ad esempio, nell'evitare che qualcuno finisse in un certo ministero, o magari, meglio ancora, di riuscire a piazzare una persona più fidata in questo o quel ministero. Questa è la situazione un po' che tratteggia, a mio modo di vedere, che ci spiega un po' anche quali sono le radici profonde di questo controllo scarso che durante del Parlamento sull'operato del Ministero, che durante il periodo bellico si verificò. E poi c'è una seconda parte, che è quella più teorica, che attiene più alla teoria dello Stato, e cioè come la dottrina giuridica giustificò questo stato di cose. Da questo punto di vista il dominus incontrastato è Vittorio Emanuele Orlando, che nel nostro caso è anche il presidente della Vittoria, insomma, ma prima, per noi giuristi, prima ancora il presidente della Vittoria, è il padre della giuspubblicistica italiana, è quello che con la sua rivoluzione metodologica di fine Ottocento ha effettivamente cambiato il volto della scienza del diritto pubblico in Italia. Per quanto riguarda le relazioni tra Parlamento, tra Camere essenzialmente e Ministero, secondo me due sono i capisaldi della teoria dello Stato, della Rechtsstaatslehre orlandiana, insomma. E qui uso il tedesco non a caso, perché insomma lui, parte di questa rivoluzione metodologica è esattamente non tanto la riproposizione, perché si farebbe un torto ad Orlando, ma quanto la rielaborazione
delle teorie dello Stato, della dottrina tedesca. Due sono, dicevo, i punti salienti che è opportuno tenere in considerazione, giusto per capire in quale quadro questo controllo del Parlamento anche nel periodo bellico si inserisce. Il primo di questi punti è la teoria della doppia investitura del Ministero, e a mio modo di vedere il secondo di questi due punti è il tipo di concezione del diritto di voto. Che cos'è la teoria della doppia investitura? La domanda da cui si muove è che cosa legittima il Ministero, che cosa legittima il potere esecutivo. Orlando dice non è sufficiente avere il consenso della Camera rappresentativa. Il Ministero non si legittima esclusivamente per questa strada. Questa strada è indispensabile, peraltro da poco, perché risale ai primi del Novecento, è in auge, cioè in vigore in Italia, il principio della fiducia preventiva. Prima dei primi anni del Novecento la dottrina descriveva l'incarico dato a un primo ministro di formare un ministero con la formula del sincero esperimento, come dire, prova a vedere che succede e vediamo se alla Camera poi ti danno retta, no? Dai primi del Novecento in poi si afferma per via di convenzione costituzionale l'istituto della fiducia preventiva. La fiducia della Camera non basta, dice Orlando, certo ci vuole, ma è necessario un secondo criterio di legittimazione, e questo secondo criterio di legittimazione è l'investitura regia. Abbiamo di fronte due fonti di legittimità, si tratta di due fonti aventi pari dignità. Orlando dice di no, per quanto indispensabile la fiducia della Camera è in realtà l'investitura regia a dare la legittimazione, dice Orlando, giuridica all'attività del Ministero. Quando Orlando dice giuridica vuol dire sostanzialmente tutto, cioè che al di fuori di questo c'è poco spazio. Secondo punto importante, la ricostruzione che Orlando fa del diritto di voto. Il diritto di voto per Orlando non è neppure un diritto, è una funzione pubblica. Per Orlando è una funzione pubblica. Questo che cosa significa? Significa che non sono io soggetto, cioè che io non vado a votare perché io soggetto ho diritto a vedere le mie idee rappresentate in Parlamento. Il centro di imputazione di quella situazione è lo Stato. Lo Stato ha necessità di nominare, un organo, di investire un organo, chiede aiuto ai cittadini, non a tutti i cittadini. Chiede aiuto soltanto a chi egli ritiene possa effettivamente aiutarlo, quindi a chi sa e a chi ha, giusto per parafrasare Fulvio Cammarano, no? All'aristocrazia di coloro che hanno e che sanno, e chiede a loro una mano. Allora dice Orlando, io quando vado a votare svolgo una funzione pubblica. Il quadro, voi capite, è quello di uno statualismo, e qui concludo, è quello di uno statualismo in cui la centralità dello Stato si fonda su una peculiare ricostruzione del rapporto tra istituzioni e società. È una ricostruzione che prevede una separazione totale tra i due livelli. Lo Stato è lo Stato perché è lo Stato. La società è qualcosa che con lo Stato comunica estremamente, estremamente poco. Ancora è descritta nei termini consolatori, no? Tipici del liberalismo che poi vengono dalla rivoluzione francese, eccetera, eccetera, per cui le uniche due grandezze sulla scena pubblica sono lo Stato e l'individuo. Questa visione consolatoria dello Stato, della società, scusatemi, prosegue, entra dentro il Novecento, arriva fino dentro la Prima Guerra Mondiale, e la Prima Guerra Mondiale, e qui concludo, è uno di quegli eventi che sostanzialmente mostrerà come quella ricostruzione non è più assolutamente proponibile. Qualcuno se n'era già accorto, peraltro qualcuno se n'era accorto qualche anno prima in questa città, ovviamente riferimento imprescindibile, noi dal contratto lo dobbiamo dire questa cosa, quando siamo a Pisa non si può non citare la prolusione pisana di Santi Romano del 1909. Esatto, e in quell'ottica là Santi Romano per primo dà una descrizione diversa di quella dimensione sociale. Ne dà una descrizione allarmata,
comincia a mettere, diciamo così, a tratteggiare una situazione in cui vengono meno quelle certezze borghesi che avevano animato tutto il secolo precedente. La società viene descritta come fatta di carne, di sangue, viene descritta come conflittuale, viene descritta come plurale, e tutto questo dovrà però attendere ancora un po' per avere, come dire, una per vedersi proiettata sulla scena costituzionale. Dovremo attendere il primo dopoguerra, dovremo attendere la proporzionale, dovremo attendere soprattutto il 1920, la riforma dei regolamenti parlamentari, però questa è un'altra storia. Bene, ringrazio Massimiliano Gregorio per averci offerto un po' il quadro concettuale, un quadro molto, molto prezioso per aiutarci ad andare avanti, ad orientarci nei prossimi interventi, e direi comunque, ora parliamo tutti, poi apriremo il tavolo per le discussioni alla fine eventualmente. Do ora la parola, come d'accordo, a Fabrizio Rossi. Prego. È già pronto? Allora, io vi voglio esporre invece, dopo questo impianto concettuale di Gregorio, concretamente il controllo del Parlamento durante la guerra, riprendendo però alcuni spunti proprio di Gregorio che sono stati egregiamente elencati. Intanto, allora, la corona ha un ruolo dominante e nell'entrata in guerra dell'Italia il re gioca un ruolo determinante. Come sapete, la guerra si fa contro il Parlamento. La maggioranza giolittiana è neutralista. Si impone la scelta della guerra dalle pressioni esterne della minoranza interventista, le famose radiose giornate, ma soprattutto dalla volontà del re, il quale appoggia il patto di Londra, e nel momento in cui i giolittiani tendono a revocarlo minaccia l'abdicazione. Ecco il ruolo che gioca la corona. Tecnicamente minaccia l'abdicazione. Giolitti e i giolittiani neutralisti rientrano dalla posizione neutralista e votano i pieni poteri. Secondo punto, la convocazione della Camera durante la guerra. Come ricordava Gregorio, qui il ruolo dominante lo gioca il Premier. Perché? La Camera, intanto, durante la guerra, udite udite, lavora 2 mesi all'anno, quando l'Inghilterra si riposa 2 mesi all'anno. Questo salta agli occhi in modo evidente. La Camera lavora 2 mesi all'anno, il Senato lavora 1 mese all'anno. Questo nel trend tradizionale dell'età liberale, perché il Senato lavora sempre la metà della Camera. E il motivo è molto semplice. L'articolo 10 dello Statuto prevede la primazia della Camera nella lettura dei provvedimenti di bilancio e tributari. Nella prassi, tutte le leggi che hanno la spesa cominciano alla Camera, per cui arrivano al Senato o a luglio o a dicembre, quando si deve interrompere il lavoro, e quindi o prendere o lasciare. Il Senato per questo lavora la metà. Quindi la convocazione come avviene? Questo è singolare, perché qui durante la guerra non si fanno più i decreti reali di proroga o di chiusura della sessione. Ma che cosa si fa? Il Premier propone la convocazione a domicilio. Che cosa vuol dire? Io comunicherò ai parlamentari il giorno e la data, ma non chiudo la seduta indicando una data. Quindi il rinvio è sine die. Chi è che si oppone al rinvio sine die? I socialisti e i cattolici, i quali invece vorrebbero far votare il rinvio a data fissa, come avviene in Inghilterra. Io qui vi leggerò una cosa molto interessante, perché merita.
Turati dice: scoppiata la guerra, il Parlamento per gran parte delle sue funzioni è stato dimesso o si è autodimesso, essendo convocato due mesi all'anno. Mentre per il governo avere accanto a sé il Parlamento significherebbe avere meno lontano da sé il Paese. Lo stesso dice Tovini, che diventerà capogruppo dei Popolari più in là nel 19, dice: una Camera aperta e vigilante non nuoce al governo, ma anzi gli giova, perché attraverso la collaborazione del Parlamento l'esecutivo può meglio corrispondere agli interessi e ai bisogni del Paese. In realtà la maggioranza di governo propone, quando non lo fa il Premier, il rinvio sine die. E però c'è un caso molto particolare. Nel marzo del 2017, quando per una serie di motivi la situazione diplomatica internazionale, c'è stata l'offensiva di pace degli imperi centrali, c'è stato il messaggio di Wilson sulla mediazione, ci sono le iniziative del Vaticano che culmineranno con la famosa nota di Benedetto XV sulla inutile strage, c'è la rivoluzione di febbraio in Russia, insomma in tutto questo bailamme internazionale, dice, noi non ci possiamo convocare sine die, dobbiamo stare quantomeno aperti o comunque rinviare i lavori di un mese. Che cosa fa il governo? Pone la questione di fiducia sulla convocazione a domicilio, la quale naturalmente passa. Quindi questo è il quadro intanto della premessa: la corona che fa fare la guerra, il Parlamento che lavora così poco e in questo modo. Adesso, brevemente, la funzione legislativa, che cosa fa? Cosa fanno le Camere durante la guerra? Praticamente poco o niente, perché sappiamo che i pieni poteri, la legge del 22 maggio del 15, ma pure quella del 21 marzo del 15, praticamente sottraggono interamente la funzione legislativa alle Camere, perché devono intervenire con decreti delegati i governi sulle materie di ordine pubblico, difesa dello Stato e urgenti bisogni dell'economia nazionale. Da una statistica si è rivelato che rimane in capo alle Camere che cosa? 23 disegni di legge, quando dal 1909 al 1913 ne aveva approvati 650. Questo è un dato statistico che ti lascia capire quanto poco hanno fatto. Però due cose vanno segnalate, due cose importanti le fanno nel 17. E perché le fanno nel 17? Sono due leggi che riguardano l'assistenza agli orfani e l'assistenza agli invalidi di guerra. Le fanno mettendo a regime delle norme che erano state adottate con decreti delegati. Questo perché lo fa sto Parlamento? Dice, ma almeno di fronte alla devastazione che hanno le famiglie italiane colpite dalla guerra, gli vogliamo fare almeno una legge sugli orfani di guerra e sugli invalidi di guerra? E queste due leggi vengono fatte. L'altra cosa che viene fatta, anche questa non a caso, è la concessione del diritto elettorale ai militari, che è un po' l'inizio di quell'iter che poi porterà a fine 18 alla famosa legge sul suffragio universale maschile, concesso a tutti gli uomini di 21 anni. Quindi parte dall'esigenza però di dire: tu vai in guerra, almeno ti faccio votare. Quindi adesso queste due cose volevo segnalarle per capire che cosa fanno le Camere durante la guerra dal punto di vista legislativo. Veniamo al controllo politico. Come si fa il controllo politico? Ci sono due modi essenziali: il sindacato ispettivo, cioè le interpellanze e le interrogazioni, e i dibattiti politici, che spesso vengono conclusi col voto di fiducia. Le interpellanze e le interrogazioni, sapete che cosa sono? Sono domande che vengono rivolte al governo per avere informazioni o spiegazioni su un fatto, o l'interpellanza è più importante, circa i motivi della condotta politica. Alla Camera l'interpellanza può finire pure con un voto, perché se l'interpellante è insoddisfatto presenta la mozione che si vota. Non è così al Senato. Detta in soldoni,
la Camera in questo periodo, almeno sotto il profilo del controllo attraverso questi strumenti, lavora, perché dall'88 il regolamento della Camera prevede che si facciano le interpellanze ogni lunedì e le interrogazioni all'inizio di ogni seduta per 40 minuti. Quindi questo lo fa durante la guerra. Il Senato invece non ha le interrogazioni, ha solo le interpellanze, però nel 17, durante la guerra, non a caso, vengono introdotte anche in Senato le interrogazioni sia a risposta orale sia a risposta scritta. Questo è un segnale, perché non facendo le leggi almeno facciamo il controllo, e questo è introdotto anche al Senato nel 17. Qui c'è una battuta di Turati che sembra svalutare l'istituto, ve la leggo perché è simpatica. Dice: non ho mai capito e non comprendo a che cosa possa servire questa specie di protocollo orale con cui infastidiamo i ministri quotidianamente, e tantomeno poi comprendo a che servirebbe questa esposizione delle nostre epistole quotidiane, cioè quelle scritte. La commissione del regolamento dice che le risposte figureranno nel resoconto stenografico. Questo lo comprendo ancora meno. Noi andiamo incontro ad una spaventosa letteratura parlamentare nuova. Occorrerà impiantare nuovi uffici per questo bisogno. Sono profondamente incapace a capire l'utilità e la coerenza di questa nuova istituzione. La risposta per iscritto sarà una lettera riservata, magari confidenziale, con la persona, atta magari per coltivare quei rapporti di profondo affetto politico che legano questa parte della Camera, cioè la maggioranza, al Ministero. Qui cosa c'è dietro? L'allusione al clientelismo, certo. Cioè raccomandazioni, favori, che purtroppo non è una cosa che nasce oggi, e che lui temeva la maggioranza parlamentare facesse attraverso le interrogazioni. Il giudizio è un po' ingeneroso, perché questo magari era per qualcuno, non per tutti, ma soprattutto l'estrema sinistra invece non fa questo, l'estrema controlla. La riforma Boni dell'88, che mette le lunedì le interpellanze e le interrogazioni a inizio seduta, nasce perché prima erano sempre di intralcio al lavoro legislativo. Cioè l'estrema, per controllare e per ostacolare la maggioranza, l'estrema sarebbero repubblicani, radicali e socialisti, cosa fa? Presenta ad ogni piesso spinto le interrogazioni e le interpellanze, intralciando l'attività legislativa. Allora Bonghi deve fare una riforma che le razionalizza. Quindi il discorso di Turati è fatto, e qui rivolto, agli interpellanti e agli interroganti della maggioranza. Non a caso Salandra, quando gli fanno i socialisti le interpellanze sullo scioglimento dei comuni socialisti nel 16, perché le fanno? Perché secondo i socialisti sono sciolti i comuni in quanto propagandisti di disfattismo. Certo. Mentre lui gli risponde, dice: no, io li ho sciolti perché sono un dissesto finanziario, come prevede la legge. E sentite cosa dice Salandra, questo è anche simpatico. Replica ai socialisti: no, li abbiamo sciolti perché male amministrati, anzi, io porto uno scrupolo maggiore a sciogliere un comune socialista che a qualunque altro caso. Dalla parte dell'emiciclo di destra si leva una voce: fa male. E lui fa: sarà un male, ma dipende da questo, che voi non fate le interpellanze, quei signori le fanno. Quindi qui praticamente Salandra dice: i socialisti mi controllano, però io sto particolarmente attento a toccargli il comune, quindi vuol dire che l'interpellanza era utile. Le interpellanze, tra l'altro, è interessante perché in senso relativo aumentano rispetto al 13, ai 4 anni precedenti, perché sono leggermente di meno, ma consideriamo che le Camere si riuniscono un mese e due mesi, quindi come tempo complessivo è molto minore. Quindi le interpellanze aumentano e in senso assoluto aumentano le interrogazioni, quindi il sindacato ispettivo durante la guerra aumenta e si capisce bene il perché. Qual è il limite di questo sindacato? Questo è interessante, perché queste interrogazioni, nei sei mesi che il Parlamento è chiuso, che fine fanno? Vengono presentate, ma sono coperte dall'insindacabilità degli atti e delle opinioni espresse durante l'esercizio del mandato? Qui c'è un tema molto rilevante, che è la censura su queste interrogazioni. Perché?
Dice Marcora, presidente della Camera Radicale, e spiega. Dice, eccolo qua. La presentazione dell'interrogazione, di cui l'interrogante riceve dalla segreteria dell'Assemblea l'avviso di ricezione, non vale come accettazione ufficiale dell'atto, che si verifica previa valutazione della sua ricevibilità da parte della Presidenza solo con la pubblicazione del resoconto. Quindi praticamente queste interrogazioni, finché non erano pubblicate, potevano essere censurate, e di fatti lo sono. Due interrogazioni in particolare socialiste, una che chiede gli esoneri per i contadini per andare a fare lavori, il fante contadino deve andare anche a fare lavori agricoli, l'altra ancora più grave sulla circolare che fanno i carabinieri per sorvegliare con rapporti periodici le opinioni che i militari in licenza esprimono. Quindi siamo arrivati pure a questo livello. E quindi c'è questo elemento della censura sulle interrogazioni. L'altro limite delle interrogazioni qual è? È che il governo può sempre dichiarare di non rispondere o di rinviare. Torneremo su questo punto perché è importante, perché passeremo poi all'altro tipo di controllo che vogliono fare le Camere. Quando Miglioli, il cattolico Miglioli, presenta un'interpellanza sul fatto che è stato rimosso il capo delle truppe in Trentino dopo la spedizione punitiva dell'Austria, Salander dice: di questo non possiamo parlare perché è politica militare e politica estera. Poi vedremo, da qui si innesca un dibattito importante su quali altri strumenti hanno le Camere per fare questo controllo. Ma adesso diciamo brevemente quali sono gli altri due modi, l'altro modo interessante, questo del controllo politico. L'altro modo del controllo politico è il dibattito politico con voto di fiducia finale. Qual è? Mozioni, la mozione autonoma parte da sola senza l'interpellanza, deve avere però 10 firme e 3 uffici devono autorizzarla. La mozione poi, dopo il dibattito, viene votata. Secondo è l'esame dei bilanci. I bilanci sono leggi, ma leggi formali, perché sono leggi che autorizzano dei conti pubblici, e siccome ogni anno devono essere fatti 11 bilanci dei singoli ministeri più l'entrata, 12 leggi devono essere fatte. Ma queste leggi, e a volte anche l'esercizio provvisorio nel caso in cui non si facciano, danno luogo in pratica a un dibattito politico generale sul bilancio. Nell'Ottocento addirittura si accorpavano interpellanze e bilancio insieme per fare tutto insieme una politica, un dibattito sulla politica del singolo ministero. E questo è l'altro elemento di controllo, di fatto. Su questi bilanci cadono due governi. Cade il governo Salandra nel luglio del 16 e il governo Boselli nell'ottobre 17. Qui il dibattito era lunghissimo perché a quel tempo non c'era il limite degli interventi che c'è oggi, quindi c'erano 50-60 iscritti in discussione generale senza limiti di tempo, che viene introdotto solamente in età repubblicana recentissimamente nell'88, 20 minuti al Senato e 30 alla Camera. A quel tempo si parlava anche per ore, quindi c'erano 60 iscritti a parlare che parlavano per ore. Poi che cosa c'era? La maggioranza chiede la chiusura della discussione perché dice sono troppi, ma quelli che devono ancora parlare e che hanno ordini del giorno da illustrare parlano ancora. Poi c'è il voto, su cui si possono fare dichiarazioni di voto. Allora, di fronte a tutto ciò, è una cosa, ho trovato una cosa bellissima, perché anzitutto Salandra si lamenta, no? Ma non è questa la cosa bellissima. Si lamenta perché dice: è vero che ci vuole il controllo parlamentare, però non si può fare di ogni procedura, interpellanze, mozioni, bilanci, l'occasione di un dibattito di politica generale. Va bene il diritto di censura, ma non 2 o 3 volte al mese, con dibattiti che superano la settimana, altrimenti la vita del governo, che deve essere in questo momento salda e sicura, diventerebbe effimera e agitata. Questa è la versione del governo. I socialisti replicano: sì, vabbè, però noi lavoriamo 2 mesi all'anno,
quindi non tantissimo. E soprattutto, spesso quando noi chiediamo una cosa o non ci rispondi o dici che rinviamo, quindi ci sono due campane da seguire, il dibattito fiume che spesso è rituale e dall'altra parte l'esigenza del controllo. Max Weber nel 19, Max dice una cosa bellissima su questo. Che cosa dice? Il grado di maturità politica non si manifesta in voti di sfiducia, in accuse al governo e simili scenate tipiche del disorganizzato, corsivo nel testo, Parlamento italiano, ma piuttosto nel fatto che una nazione è informata circa il tipo di conduzione dei propri affari ad opera della burocrazia, corsivo nel testo, esercitando su ciò un controllo e un'influenza continui. Solo, e qui viene la svolta, solo le commissioni, quelle di cui parlava Gregorio nel 20, ma nascono durante la guerra, l'esigenza di avere un controllo diverso nasce durante la guerra. Solo le commissioni di un Parlamento autorevole possono essere i luoghi da cui può essere esercitata quell'influenza educativa. Il ruolo del parlamentare, continua Weber, non è quello di fare discorsi esibizionistici e decorativi, ma di prepararsi nel costante e duro lavoro delle commissioni. Nessuno degli importanti capi parlamentari inglesi ha compiuto la sua ascesa senza essersi addestrato nel lavoro delle commissioni. È in un tale Parlamento di lavoro che possono crescere capi, non in senso demagogico, ma schiettamente politico. Ma un Parlamento di lavoro è un Parlamento che controlla continuamente l'amministrazione collaborando con essa. L'amministrazione di cui parla Gregorio, che è la politica dei governi. Ecco qui il passaggio. Nel 16, dopo la spedizione punitiva, che è un insuccesso militare, dopo il fatto che Salandra continua a fare una guerra solo italiana, non vuole coordinarsi con gli altri capi di Stato o di governo delle potenze alleate per un coordinamento della guerra, torna l'esigenza di un controllo sulla politica estera e sulla politica militare, cosa che diceva Salandra Migliori non si può fare. E qui, lasciando da parte, se non finiamo in quello che dice la Briola, e qui cosa succede in pratica? In pratica emergono due richieste nuove rispetto al vecchio controllo. Una è le commissioni permanenti, cioè una è la commissione permanenti competenti per materia e l'altra è il comitato segreto. Le commissioni permanenti competenti per materia ci sono in Francia dal 1902, ma durante la guerra, nel 15, queste commissioni cambiano aspetto in un modo rilevante, cioè non sono più nominate dall'assemblea, ma sono designate dai gruppi politici. E questo fa cambiare notevolmente, anzi radicalmente, la commissione. Perché le commissioni permanenti, ne abbiamo già parlato in qualche seminario tempo fa, non nascono ex abrupto nel 20 e nemmeno durante la guerra. Perché il Senato Regio durante l'Ottocento, per ovviare all'inconveniente degli uffici, che avevano due grossi inconvenienti, gli uffici erano per sorteggio, no? Cioè tutta l'assemblea veniva divisa a sorte in tanti uffici, questo mescolarsi dei parlamentari, che risponde perfettamente alla concezione atomistica e individualistica del Parlamento ottocentesco, quindi non con i gruppi, ma con l'individuo che va sparso negli uffici assieme agli altri, ha due inconvenienti fondamentali. Uno, che rispetto all'assemblea plenaria non c'è la stessa proporzione tra maggioranza e minoranza, perché ci possono stare tutti in un ufficio di maggioranza e tutti di minoranza in un altro, e quindi non c'è la distinzione politica. Ma è quello che preme al Senato, non c'è la competenza tecnica, perché i tecnici su un provvedimento possono andare tutti in un ufficio e in un altro no. Ecco perché il Senato nell'Ottocento vuole fare le commissioni competenti per materia. Non ci riesce perché il governo, che cosa vuole il governo? Il governo vuole mantenere l'atomistico e indifferenziato su cui si possono creare le maggioranze
e difatti gli boccia tutte queste proposte. E qui interessante un'altra cosa: il Senato propone in quegli stessi anni e anche nel Novecento anche la sua modalità di composizione diversa, cioè tutto lo studio sulle riforme del Senato, anch'essa improntata alla tecnica. Perché? Perché le proposte che fanno i senatori in quegli anni non sono la proposta della nomina del governo, ma le categorie, le famose 21 categorie da cui erano tratti, dovevano in modo autonomo eleggere i senatori. Questo non va bene al governo perché? Perché una competenza tecnica può in qualche modo contrastare la politica, e il Senato lo farà negli anni Ottanta, opponendosi per ben due anni all'abolizione della tassa sul macinato. Lo farà non solo perché è conservatore, ma facendo dei precisi rilievi finanziari. Quindi ecco perché il governo vuole mantenere il Senato così com'è. Non si farà mai la famosa riforma impossibile, no? Della Lanciotti. Allora, questo discorso qui, il punto di cambiamento, vado alla conclusione, però qui parliamo di questi due aspetti nuovi: comitato segreto e commissioni permanenti. Comitato segreto dice, vabbè, se la politica è segreta, usiamo questo strumento che già c'è, mentre le commissioni permanenti avrebbero dovuto essere per regolamento introdotte. L'ultima volta che si usò il comitato segreto fu nel 66, nella terza guerra d'indipendenza. Il comitato segreto però non piace al governo, perché dice: noi il controllo ce l'abbiamo già attraverso le interpellanze e interrogazioni, l'altro controllo che voi chiedete non si può fare. E dice Boselli: non è che se tu riunisci la Camera senza pubblico nelle tribune e senza resoconto non c'hai 200, 300 o 400 parlamentari che conoscono di queste cose. E quindi si oppone. Si oppone però fino a un certo punto, perché poi nel 17 viene finalmente concesso questo istituto. Secondo me viene concesso anche perché nel 17 sappiamo che c'è una svolta politica internazionale, entra in guerra l'America e c'è la rivoluzione di febbraio, per cui nell'intesa l'orientamento democratico aumenta, e quindi aumenta questo orientamento anche nel governo Boselli, in cui Bissolati, democratico, che vuole discutere di politica estera, prevale su Sonnino, conservatore, che non ne vuole discutere. Il colpo di scena avviene con Orlando, che diciamo è il più liberal di tutti, il quale nel dicembre, durante e dopo Caporetto, soprattutto dopo, dice: facciamo il comitato segreto perché evitiamo la spaccatura del paese, che si sta verificando, perché una parte del paese attribuiva la colpa ai disfattisti socialisti e cattolici della disfatta di Caporetto, l'altra parte l'attribuiva invece al comando supremo, una disciplina severissima, e agli errori strategici. Quindi si fa nel 17 a dicembre il comitato segreto, ma lo chiede il governo questa volta addirittura, mentre non lo chiedono più i parlamentari, perché i parlamentari, da Federzoni che è nazionalista fino ai radicali, dice no, perché rovesciando l'argomento di Orlando, in quella sede potrebbero esserci insinuazioni da parte degli avversari della patria, cioè i socialisti, su Caporetto. Quindi dobbiamo parlare in assemblea plenaria e pubblica. Quindi il rovesciamento delle parti. L'ultima volta che questo istituto viene adottato, anzi prova ad adottarlo, è nel 19, quando durante la conferenza di pace di Parigi Orlando lo ripropone, ma viene battuto e deve dimettersi. Chiudiamo con un breve accenno alle commissioni di controllo, che sono un aspetto importante perché, come dicevamo, è una sorta di incunabolo delle commissioni del 20, ma queste commissioni di controllo nascono come discussione durante la guerra. Perché durante la guerra però? Perché ora hanno quella caratteristica politica che non avevano nell'Ottocento. Nell'Ottocento, come ricordava Gregorio, non c'erano i partiti,
non c'erano quindi i gruppi, quindi non c'era l'idea delle commissioni designate dai gruppi, però non ci poteva proprio essere. Quindi è il Senato, per l'inconveniente della competenza tecnica, che le propone. La Camera propone, non riuscendovi peraltro, il modello inglese spurio delle tre letture, facoltativo tra l'altro, per avere la distinzione politica tra maggioranza e opposizione. Quando invece la Camera proporrà, o meglio, discuterà le commissioni permanenti, durante la guerra, prendendo a modello il modello francese. Ma qui c'è una distinzione fondamentale tra liberali e democratici e socialisti, perché i liberali, Sanarelli e Tittoni, le vogliono come organi di controllo e al massimo di consulenza in questo periodo, perché chi fa le leggi? Le fa il governo, non le possono fare le commissioni, semmai possono controllare o fare la consulenza, mentre i democratici, tutti i socialriformisti, la Briola, Bissolati, ma soprattutto i socialisti, le vogliono invece come commissioni competenti per materia ma designate dai gruppi politici. E la prima organica proposta la fa nel 18 Modigliani, che è un socialista. Nonostante il gruppo dirigente socialista sia massimalista e non voglia fare questo, vuole fare come in Russia e accetta le commissioni permanenti non come strumento per migliorare il funzionamento del Parlamento, ma come strumento per facilitare il partito. Altra contraddizione di non poco conto per capire perché poi viene il fascismo. Debolezza dei liberali, ma anche purtroppo funzione antisistema del Partito Socialista. Peraltro la riforma del 20 parte esattamente dalla bozza Modigliani. Certo, è la stessa. Esatto, è la stessa. Quindi però voglio dire, la storiografia ha sempre detto nasce nel 20 perché c'è la proporzionale nel 19. No, l'idea delle commissioni permanenti c'è già nel 18, con questa struttura però, una struttura partitica. E quindi Sanarelli, Tittoni ancora meno di Sanarelli, Sanarelli è figlio giolittiano, Tittoni dice sì, le facciamo però devono essere temporanee, solo per la guerra. L'obiezione del governo qual è? Non solo le due classiche, sindacato ispettivo c'è già, politica segreta non si può fare, ma ne aggiungono un'altra, dice ci sarebbe una sovrapposizione tra il legislativo e l'esecutivo, cioè il legislativo con la commissione permanente mi va a sindacare il governo in pratica, mentre il governo in questo momento sta facendo le leggi e quindi non accetta questa ipotesi. A questo punto invece la posizione dei socialriformisti e la posizione di Modigliani sono per invece una commissione che sia strutturata secondo i gruppi politici. Chiudo dicendo una cosa per farvi capire che esito hanno per queste commissioni, perché le commissioni nel 20 durano poco e lavorano male, purtroppo. Perché lavorano poco e male? Anche qui perché la Camera che esce fuori dalle elezioni del 19 è una Camera spaccata a metà. Da una parte ci sono i partiti di massa che ora sono la maggioranza del Parlamento e riescono a imporre le commissioni. Ricordiamo che Orlando alla Camera è ancora contrario alle commissioni così come le vorrebbe Modigliani, lui le vorrebbe ancora di nomina dall'Assemblea, e invece Modigliani le riesce a imporre in questo modo. Ma il funzionamento tra scioglimenti anticipati, aggiornamenti di lavori, crisi di governo, in pratica da novembre 20 a aprile 24, quando il fascismo le abolisce, lavorano male, perché spessissimo il governo non usa le commissioni permanenti ma usa le commissioni speciali. La legge Acerbo è fatta con una commissione speciale, cioè non la fa l'affare costituzionale la legge Acerbo. Perché non la fa? Perché se avessero designato i gruppi in modo proporzionale non sarebbe stata approvata, perché
la commissione speciale che fa da legge acerbo sottorappresenta i socialisti unitari e i socialisti massimalisti e sovrarappresenta, siccome denomina di De Nicola il Presidente della Camera, sovrarappresenta i liberali. Quindi, e qui chiudiamo, purtroppo nel dopoguerra non si può tornare ad un impossibile Parlamento dei notabili. Non si può avere, per le ragioni che abbiamo detto, un compiuto Parlamento dei partiti, e che cosa si avrà, ahimè? Il Parlamento del partito unico, che comincia in pratica col 24, con l'assassinio di Matteotti, che era il deputato che voleva ancora controllare le elezioni. Grazie. Bene, ringrazio Fabrizio Rossi che ci ha portato, insomma, nel lavoro concreto del Parlamento, e do la parola ora a Irene Stolzi. Allora, buongiorno, anzi buonasera, e grazie per l'invito ai colleghi di Pisa. E, appunto, ho pensato, diciamo, per evitare anche le ripetizioni rispetto agli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto a quello del collega di Firenze Massimiliano Gregorio, che è anche lui giurista, anche lui storico del diritto, ho pensato che potrebbe avere un qualche interesse, che poteva avere un qualche interesse, destinare le mie osservazioni al rapporto tra scienza giuridica privatistica e grande guerra, nel tentativo cioè di vedere come la scienza del diritto privato, quindi come il versante privatistico della scienza del diritto, affronti i problemi e le questioni posti dalla grande guerra. Gli anni della guerra infatti vengono vissuti come anni di rottura, di spartiacque, non solo dalla riflessione sul diritto pubblico, ma anche appunto dai privatisti, dai cultori del diritto privato. Ne è chiara prova il fatto che i riferimenti alla crisi delle fonti, alla crisi del diritto tout court, alla crisi del diritto privato, costituiscano un incipit quasi obbligato di ogni riflessione giuridica che circola in quegli anni. Ora, parlare di crisi è chiaramente sempre un modo per stilare un bilancio, cioè per verificare la capienza delle risorse ermeneutiche fino a quel momento utilizzate, la bontà delle risorse interpretative a disposizione per interpretare e contenere il senso delle trasformazioni che si osservano. Quindi parlare di crisi è un modo per chiedersi se il modo con cui si è fino a quel momento lavorato possa essere utilizzato anche di fronte alle trasformazioni che la realtà offre al giurista. Semplificando e approssimando un bel po', possiamo dire che gli anni della guerra fanno capire al giurista che è sempre più difficile appagarsi delle immagini ottocentesche di ordine giuridico, cioè è sempre più difficile raffigurare la dinamica giuridica come il frutto della interazione spontanea e tendenzialmente non interferente tra privato e pubblico, tra società e Stato. Ho estrapolato una frase abbastanza efficace di Francesco Ferrara. Francesco Ferrara è uno dei massimi civilisti del Novecento e nel 1939, appunto ripensando all'esperienza liberale, dice: nella concezione liberale, individuo e Stato marciavano ciascuno per la propria strada. Lo Stato aveva la sovranità, l'uomo aveva la proprietà. Ognuno aveva un dominio proprio e queste sfere erano indipendenti e intangibili. Quindi c'è una sorta di patto di non interferenza tra privato e pubblico che consente al jus privatista di concentrare la propria attenzione solo sul lato privato del diritto, la proprietà, la famiglia, le obbligazioni, le successioni, lasciando sullo sfondo il problema dello Stato e delle relazioni tra Stato e società. Ora, questa modalità di raffigurazione del diritto, dell'ordine giuridico, subisce pesanti incrinature col Novecento. E la guerra rischia di accreditarsi rispetto a queste prime crepe percepite come un possibile punto di non ritorno, cioè come l'apertura veramente di una stagione nuova non destinata a chiudersi con la fine delle ostilità, con la fine del conflitto. Lo ricordava prima Fabrizio, diciamo uno dei segnali di crisi
uno dei segnali che viene registrato dai giuristi è rappresentato dal complesso normativo che viene emanato negli anni della guerra. Questa normazione confusa, alluvionale, redatta in maniera disorganica, che prende corpo negli anni della guerra, è quasi esclusivamente il frutto della potestà normativa del potere esecutivo. Si origina dalle due leggi delegate che ricordava prima Fabrizio, quella del 21 marzo del 15 e quella del 22 maggio del 1915. Soprattutto quest'ultima legge delegata autorizzava il governo ad emanare norme non solo per la difesa dello Stato, ma anche o dell'ordine pubblico, ma anche da tutto quanto fosse necessario in virtù di straordinari e urgenti bisogni dell'economia nazionale. Fu proprio chiaramente questo, cioè il riferimento ai bisogni dell'economia nazionale, il varco attraverso il quale la guerra, per così dire, toccò i rapporti privati, cioè entrò nella cittadella fino a quel momento abbastanza ben fortificata del diritto privato. Non è un caso quindi, poi oltre a queste due leggi delegate e malgrado il tenore amplissimo di queste deleghe, il governo molte volte decise di agire sulla base di decreti legge, quindi decretazioni d'urgenza. Quindi alla fine della guerra si ha una messe sconfinata di provvedimenti normativi che crescono numericamente col trascorrere degli anni della guerra. Non è quindi casuale che la rivista di diritto civile, che è uno dei fogli periodici più autorevoli della civilistica italiana coeva, dedichi una rivista alla legislazione di guerra. Dedichi una rubrica alla legislazione di guerra. Non solo, ma è significativo del fatto che questi provvedimenti normativi andavano crescendo esponenzialmente, il fatto appunto che questa rivista, da un certo punto in poi, in particolare dal 1916, non elenchi più in ordine cronologico i provvedimenti normativi, ma li raggruppi per sezioni tematiche, per argomenti. Cioè questa legislazione era diventata così numerosa che era necessario appunto radunarla, raggrupparla secondo criteri più articolati rispetto a quella della mera, rispetto a quello della mera elencazione cronologica. Ora è chiaro che di fronte a questo complesso normativo i civilisti, privatisti, cultori del diritto privato sono soprattutto attratti dalle caratteristiche e dai contenuti di questa normazione. È una normazione minuta, che ha destinatari sociali e locali mirati, ha contenuti estremamente dettagliati, non è redatta in maniera organica. Quindi è una legislazione che sembra aver seppellito uno dei canoni aurei che l'Ottocento aveva attribuito alla norma, cioè il carattere della generalità e dell'astrattezza. Quindi per il civilista è, diciamo, una legislazione che crea non poche apprensioni, non poco allarme. Non solo, ma questa legislazione, faccio qualche esempio di contenuto. Per esempio, si prevede la proroga legale di certi contratti, come i contratti di locazione, oppure si prevede la proroga delle scadenze di certi rapporti obbligatori, si prevede la possibilità di requisire imprese industriali e agricole, l'obbligo di coltivazione di certi terreni, o ancora si prevede l'obbligo di denunciare il possesso o la detenzione di grano o di altri cereali. Quindi si prevede prezzi massimi di vendita di certi beni di largo consumo. Quindi, come vedete, sono interventi che entrano nel campo dell'autonomia soggettiva, dell'autonomia contrattuale privata. Non solo, ma sono interventi normativi che non lasciano indenni, che non risparmiano nemmeno le due roccaforti del diritto privato ottocentesco, la proprietà e il contratto. Cioè il diritto privato ottocentesco aveva elevato la proprietà e il contratto a principali fonti di espressione di una soggettività giuridica definita dal primato della volontà. L'individuo del diritto privato ottocentesco è un individuo libero di volere, che incontra pochissime limitazioni rispetto all'espressione della sua autonomia soggettiva, della sua volontà libera. Mentre questo complesso normativo bellico non si limita a comprimere, a erodere l'autonomia soggettiva, ma punta a
trasformarne la natura. Cioè, qui non si dice soltanto a un privato che non è più libero di decidere se coltivare o meno un campo, ma gli si comincia anche a dire che quel campo deve essere coltivato a grano e non a tulipani. E questo perché? Perché quando in materia giuridica si va a sindacare l'esercizio dei diritti, quando si comincia a guardare il modo con cui i diritti vengono esercitati, questo significa che l'esercizio di un diritto individuale viene parametrato anche rispetto alla rilevanza di interessi sociali e pubblici che stanno fuori dalla sfera giuridica del titolare. Cioè, dire a un soggetto che quel campo deve essere coltivato e coltivato a grano vuol dire che la coltivazione del grano corrisponde a un interesse sociale o pubblico, per esempio l'interesse della collettività a essere sostentata negli anni del conflitto, interesse che chiaramente non potrebbe essere soddisfatto con la coltivazione del medesimo campo con piante ornamentali, faccio per dire, anche se magari il proprietario aveva interesse a piantar fiori. Questo vuol dire che non è solo erosa o limitata l'autonomia individuale, ma si pretende di convertirla in strumento suscettibile di realizzare anche interessi sociali o pubblici. Quindi voi capite che per la scienza giuridica, per il cultore del diritto privato, la guerra rappresenta un terreno di confronto estremamente rilevante. Ora, prima ho detto che quando si parla di crisi, quando i giuristi, non solo i giuristi, parlano di crisi, è un modo per effettuare un bilancio, per vedere se gli strumenti del proprio lavoro che si sono utilizzati fino a quel momento sono sempre validi per interpretare e contenere il nuovo corso storico. Ma quando i giuristi parlano di crisi c'è anche un altro significato. Cioè, crisi è una parola che entra nel lessico giuridico quando si coltiva il ragionevole sospetto che i fenomeni osservati, che i fenomeni di crisi non siano destinati a finire, cioè non siano fenomeni transeunti, destinati a scomparire con la fine degli eventi che li avevano alimentati. E qui ho, tra i molti possibili esempi, ho scelto di citare due giuristi, Francesco Ferrara, già menzionato prima, e Filippo Vassalli. Non sono solo due tra i massimi civilisti italiani del Novecento, ma sono due giuristi che decidono di destinare al problema del rapporto tra diritto civile e guerra due discorsi solenni. Quindi riconoscono un valore centrale ai problemi aperti dalla guerra. Ferrara scrive Diritto di guerra e diritto di pace ed è il testo del suo discorso inaugurale dell'anno accademico 18-19 presso la Cesare Alfieri di Firenze. Filippo Vassalli scrive un lunghissimo saggio che si intitola Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato ed è il testo della sua prolusione al corso di istituzione di diritto civile presso l'Università di Genova nello stesso anno accademico. Ho trovato alcune citazioni che salto per ragioni di tempo, ma insomma questi due giuristi convengono sul fatto che la crisi apra una nuova storia, sul fatto che la crisi, che la guerra abbia accelerato alcune trasformazioni non destinate a scomparire con la fine del conflitto stesso. Quindi la grande sfida che si apre anche per la civilistica e che è una sfida tuttora aperta per gli ordinamenti giuridici è quella di trovare le modalità per riscrivere la relazione tra privato e pubblico, tra società e Stato, e nel momento in cui l'idea della reciproca non interferenza non è più sostenibile. Quindi si tratta di capire in che misura la commissione tra privato e pubblico risponda a valori accettabili, per esempio di solidarietà, e la soglia invece oltre la quale questo legame tra privato e pubblico integri gli estremi di una indebita compressione della libertà e dei diritti dell'individuo. Voi capite che il problema è ancora aperto. Non solo, ma Vassalli e Ferrara sono due personaggi emblematici perché non sono due giuristi eterodossi. Sono due giuristi sinceramente affezionati ha un'idea individualistica, volontaristica della privatezza. Tuttavia sono due osservatori lucidi e si rendono conto che appunto si è aperto un nuovo corso per gli ordinamenti su cui è necessario riflettere. Mi avvio a concludere. Due osservazioni conclusive.
una che riguarda il codice civile del 1942. Perché? Perché Filippo Vassalli è il principale autore del codice civile del 42, che è il codice tuttora vigente, lo sapete tutti, e in un testo che lui scrive nella seconda metà degli anni 40, in un testo che nasce per spiegare la fisionomia del codice e anche per difendere il codice dall'accusa di essere troppo vicino al fascismo, Vassalli sintetizza con grande chiarezza la coesistenza nel codice civile di un'anima, per così dire, tradizionale e di un'anima nuova. Cito: «Certo, dice Vassalli, che il codice parla ancora di proprietà come di un diritto della persona, ma qui conviene, una volta per tutte, render chiaro che se si rinuncia a codesto diritto, si può anche fare a meno del codice civile tutto intero. Il diritto civile è la disciplina della vita dell'uomo nei rapporti determinati dalla procreazione, dalla società coniugale e dall'attività economica. Questa disciplina nei nostri ordinamenti sociali poggia tutta, immediatamente o mediatamente, sul riconoscimento della proprietà individuale». Quindi Vassalli è chiarissimo nel segnalare l'esistenza di un nucleo originario, di un nocciolo duro della privatezza, che gravita intorno al diritto di proprietà individuale, un diritto che è considerato ancora il sinonimo migliore, più calzante, di libertà individuale, liberty and property. Ma poche righe dopo, nello stesso testo, Vassalli dice: «Il codice civile del 42, a differenza dei codici ottocenteschi, mira a dare della vita una disciplina integrale e i diritti soggettivi sono ridotti a funzione». Rispetto alla legislazione bellica, ecco il legame, il codice civile, dice Vassalli, si pone come un ripensamento e un programma. Quindi non c'è soluzione di continuità tra le novità venute fuori durante la guerra e il codice civile. E prosegue: «L'economia regolata, che fu un fatto durante la Prima Guerra Mondiale, è diventata un principio. La preoccupazione costante del legislatore è stata quella di stabilire un raccordo tra i due momenti, privatistico e pubblicistico, mirando ad assicurare il coordinamento delle attività private con le attività dei complessi politici o con le finalità dei medesimi». Quindi, accanto all'esistenza di un nocciolo tradizionale della privatezza, Vassalli indica con grande chiarezza l'anima nuova del diritto civile novecentesco, ed è un'anima che nasce dal raccordo strutturale tra privato e pubblico. E qui c'è un'indicazione molto forte che vale anche sul fronte del diritto pubblico, cioè l'ordine novecentesco è un ordine, diciamo noi giuristi, teleologico. Cioè il raccordo tra privato, sociale e pubblico può essere trovato solo assumendo un certo progetto di convivenza, solo assumendo un complesso di finalità come proprie di una certa esperienza storica e tentando di riportare l'azione degli individui e dei poteri pubblici alla realizzazione di quei fini. Il costituzionalismo democratico novecentesco nasce in quest'ottica, nasce con l'ambizione di scrivere un progetto di convivenza alla cui realizzazione devono contribuire i privati non meno che i poteri pubblici. È chiaro che la grande sfida e anche la grande dirimente è rappresentata dal capire chi scrive il progetto, come lo si scrive, quanto sia plurale questo progetto, quale sia la voce che ha la società rispetto allo Stato nella scrittura e nella realizzazione del progetto. Ed è per questo che concludo facendo riferimento anche a un altro dato, cioè al fatto che il Novecento non conosce solo la risposta democratica, non conosce solo Weimar e le costituzioni del secondo dopoguerra, ma conosce anche la risposta totalitaria. Anche la risposta totalitaria è una risposta squisitamente novecentesca, perché anche lì si afferma l'idea di un ordine teleologico. C'è un progetto di convivenza che lega insieme tutti i suoi diversi fattori, l'individuo, le società intermedie e lo Stato. È solo che questo progetto di convivenza è scritto dallo Stato e piomba sulla testa degli individui attraverso una compressione estrema della libertà e dell'iniziativa individuale.
questo riferimento al totalitarismo l'ho fatto per una ragione specifica, perché molto spesso è stata rimproverata alla scienza giuridica italiana e in particolare ai cultori del diritto privato un eccesso di timidezza nell'accogliere i fermenti di novità offerti dal Novecento. Cioè si è detto che la scienza giuridica italiana rimane nella sua gran parte troppo legata agli schemi interpretativi ottocenteschi. Questo legame è forte ed è indubbio ed è chiaramente dovuto a moltissime ragioni. Tuttavia non va scordato che non era facile immaginare un legame strutturale tra dimensione privata e dimensione pubblica del diritto, e quando la dimensione pubblica del diritto assumeva le sembianze del regime, quando il legame tra privato e pubblico aveva di fronte una dimensione pubblica ipertrofica come quella di uno Stato autoritario o totalitario. Dice Lorenzo Mossa, che per anni ha insegnato qui a Pisa, nel fascismo l'individuo era bandito dal diritto. Non è perciò a meravigliare se scrittori accesi, cioè se scrittori fascisti, parlavano di diritto pubblico anche per la donna di casa che compra un'oca al mercato e riducevano il diritto dell'individuo a quello di farsi il nodo della cravatta. E Francesco Carnelutti, un altro grandissimo giurista del Novecento, peraltro un personaggio complesso anche per i suoi rapporti, per le interpretazioni che ha dato di certi episodi normativi del regime, ma non c'è tempo di parlarne, però Francesco Carnelutti segnala puntualmente questa difficoltà in cui si trovò la scienza giuridica. Lui dice: non appena noi giuristi cominciavamo a rivedere le categorie interpretative ottocentesche, non appena cominciavamo ad avvicinarsi ad un'altra idea di diritto e di diritto privato, dice lui, è succeduta la catastrofe. Cioè la scure del regime viene vissuta anche come un fatto che ha sequestrato intuizioni ricche di futuro e ha rallentato un processo, quel processo di osmosi tra privato e pubblico, da cui risulta poi il Novecento anche giuridico. Grazie. Bene, ringraziamo Irene Tonti, la parola ora va all'ultima relatrice, Ilaria Pavone. Grazie. Sono l'ultima di questa serie, perché il mio intervento, pur collocandosi in qualche modo nella cornice generale del tema del seminario, avrà una prospettiva un pochino trasversale, un po' obliqua, diciamo, rispetto a quanto è stato detto perlomeno nei primi due interventi. Pur non essendoci coordinate, emergeranno invece elementi di contiguità con alcune delle cose che ha appena detto Irene. Io tratterò delle iniziative governative, legislative promosse durante la Prima Guerra Mondiale nel campo delle politiche sociali, anche scavallando leggermente, ma vedo che l'abbiamo fatto giustamente un po' tutti, il triennio bellico, abbiamo fatto un avanti e indietro allegramente, giustamente. E niente più che una breve riflessione, ovviamente, su un tema complesso sul quale non esistono di fatto, a mio avviso, approfondimenti ancora esaustivi. Una breve premessa sulla scelta, insomma, di questa prospettiva, che non riguarda appunto da vicino proprio il rapporto Parlamento-Esecutivo, che è una scelta, che è una spiegazione di carattere storiografico di fatto, nel senso che, oltre a essere legata, insomma, ai miei attuali interessi, insomma, di ricerca, la produzione storiografica italiana sulla Prima Guerra Mondiale ha vissuto in Italia appunto diverse stagioni e il rinnovamento degli studi che si è prodotto dalla fine degli anni 60 in gran parte ha visto prevalere, cronologicamente distesa nel tempo, due linee interpretative prevalenti. Quelle che in un recente saggio, un saggio storiografico di Marco Mondini, sono state definite: da una parte il paradigma della dissidenza o la storiografia della dissidenza, che ha avuto al centro i fondamentali lavori di Giovanna Procacci, ovvero tutti quegli studi che hanno puntato l'attenzione sugli aspetti repressivi, autoritari, di involuzione autoritaria nel rapporto Stato-cittadini che la Prima Guerra Mondiale ha promosso, e poi molto più recente, ancora minoritaria forse ma in grande ascesa, il paradigma culturalista
che si fa strada nel nostro panorama storiografico a partire dai primi anni 90, il primo riferimento forse è l'Officina della Guerra di Gibelli, fino ad arrivare proprio allo stesso libro ultimo dell'appena citato Marco Mondini, La Guerra Italiana. Quindi paradigma della repressione e paradigma culturalista sono stati due filoni principali su cui si è incanalata, secondo il mio modo di vedere, la storiografia italiana sulla prima guerra. E tutto ciò ha posto un po' in secondo piano, infatti lo stesso Mondini in questo suo saggio storiografico non ne fa menzione, altri aspetti meritevoli di approfondimento, aspetti in parte attinenti a un approccio più schiettamente di storia istituzionale e anche attinenti a un approccio di storia dello Stato, di teoria dello Stato. Ed è cercando, come posso, di seguire questi due aspetti che cercherò di incuneare, insomma, il mio intervento, seguendo appunto il rapporto guerra-evoluzione delle politiche sociali. In coerenza con il cosiddetto legame warfare-welfare, che è stato messo in evidenza da gran parte della più recente storiografia internazionale, anche se è una storiografia quasi tutta dedicata soprattutto all'esperimento della Seconda Guerra Mondiale, mi voglio riferire appunto al ruolo propulsore che nel campo delle politiche sociali la guerra svolse e svolse in Italia più che altrove, soprattutto considerando la posizione di grande ritardo che sul terreno appunto delle politiche sociali l'Italia scontava nel momento in cui il conflitto cominciava. Anche secondo quanto affermato da uno dei più completi studi sul welfare state italiano, cioè il volume curato recentemente da Maurizio Ferrera, Alle radici del welfare all'italiano, un volume comparso meno di un paio di anni fa, la Prima Guerra Mondiale ha rappresentato per l'Italia un momento periodizzante e ha portato il Paese a porsi da un punto di vista legislativo, quindi di introduzione di nuovi schemi assicurativi e protezione sociale, a porsi al passo con lo scenario europeo e addirittura a collocarsi, cito da questo testo di Ferrera, da una posizione di retroguardia ad una posizione di precursore. Quindi le riforme, soprattutto quelle introdotte nel biennio 17-19, il più caldo, ma non sono limitate soltanto a quel biennio, le riforme fanno compiere al Paese un enorme passo in avanti, sia quantitativo che qualitativo. La legislazione sociale fu introdotta non solo come in qualche modo ineludibile ricompensa per il sacrificio che la popolazione, la società italiana viveva e dunque anche ai fini non reconditi, insomma, di un controllo sociale, ma anche, credo, perché corrispose a una radicalmente nuova, radicalmente differente concezione dello Stato, delle sue funzioni e quindi del rapporto Stato-cittadini. Ed era, credo, a questo mutamento che faceva di paradigma nel ruolo dello Stato che faceva riferimento, mi ero anch'io preparata, sulla prolusione di Filippo Vassalli, ovviamente, e, di cui a questo punto però, visto che Irene non l'ha fatto, leggo qualche brevissima citazione che dà il conto, appunto, che segnala appunto la presa di coscienza che avviene nei giuristi, spesso più che in altri intellettuali, direi, dei fenomeni in corso. E Vassalli scriveva: «La guerra ha attuato silenziosamente una grande rivoluzione. All'indomani di questa guerra ci troviamo in una condizione abbastanza singolare nella storia. Troviamo la rivoluzione attuata e siamo a domandarci se l'effetto della rivoluzione si deve tenere fermo», esattamente quello cui faceva cenno Irene. E prosegue: «Quella forma estrema di intervento dello Stato, più nota sotto il nome germanico di socialismo di Stato, si è attuata in molti paesi», e chiudeva, «si è attuata anche in Italia». Vassalli dunque sottolineava l'aspetto rivoluzionario delle trasformazioni dello Stato che si erano compiute durante la guerra, tali da portare appunto alla realizzazione anche nel nostro paese del socialismo di Stato. E il socialismo di Stato nel campo delle politiche sociali emerge anche banalmente guardando appunto all'alluvione di provvedimenti normativi che su questi temi ebbe luogo. Ho fatto un conteggio dal marzo del 1915 all'ottobre del 1919, i provvedimenti di carattere sociale intesi in senso molto ampio, comprendono anche
le cose a cui faceva riferimento Irene sui contratti di affitto la cui scadenza viene appunto prorogata o cose del genere, sono ben 337, quindi veramente un numero consistente. Non c'è chiaramente tempo per scendere nel dettaglio, nel descriverli quali sono state tutte le varie iniziative. Ricordo proprio tra le tappe fondamentali di questo percorso, nel 17 l'avvio dell'assicurazione obbligatoria per la pensione dei lavoratori dell'industria ausiliaria in quel caso, l'entrata nella protezione sociale del vastissimo mondo contadino, sempre nel 17 con l'obbligatorietà della copertura infortunistica per i lavoratori del settore agricolo, la nascita dei grandi enti, Opera Nazionale Invalidi di Guerra, Orfani di Guerra, l'Opera Nazionale Combattenti, istituzioni tutte, per quello che ricordo, assai poco studiate, nonostante la longevità estrema e l'importanza nel loro attraversare fasi diverse della vita del paese, perché si tratta di istituti che poi sono sciolti negli anni 70, nel 77 e nel 78, quindi alla vigilia della rivoluzione sanitaria italiana, quindi che attraversano veramente tante diverse fasi del paese, ma poi appunto ancora nel 19 l'obbligatorietà, questa volta anche per i dipendenti agricoli, della pensione, la nascita della Cassa Nazionale Assicurazioni Sociali, cioè il prodromo dell'INPS, nonché, e con questo chiudo questa velocissima carrellata, l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, che pone per la prima volta l'Italia veramente all'avanguardia, perché fino a quell'anno è solo l'Inghilterra ad avere varato un provvedimento non volontario ma obbligatorio che copre la disoccupazione. A livello istituzionale, perché la mia attenzione si concentra su questi aspetti, il momento decisivo, credo, di questo sviluppo un po' turbinoso e spesso anche casuale, è la creazione il primo novembre del 1917 di un nuovo istituto, di un nuovo ministero che ha il compito di occuparsi, di coordinare gran parte di queste attività assistenziali/previdenziali, cioè il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Siamo dopo Caporetto, siamo chiaramente nel Ministero Orlando, la direzione non a caso viene affidata a Leonida Bissolati, anche il suo nome è già più volte ricordato, che sperava, che si augurava che questo Ministero, così lascia detto nella lettera con cui poi si allontana alla fine del 18 dal Ministero, si augurava che potesse diventare, cito, il Ministero dell'Assistenza di Stato, quindi che proseguisse la sua vita, la sua attività, ampliando ulteriormente il campo di azione, quindi non solo i militari e le famiglie, che comunque già comprendeva larga parte della popolazione, ma appunto l'assistenza di Stato. Seguirono poi alla presidenza di Bissolati due nomi decisamente meno noti, che fanno parte di quei politici tecnici di retroguardia, o comunque non di primo piano, ma che spesso hanno invece svolto dei ruoli fondamentali, tanto nascosti quanto spesso fondamentali, cioè Giuseppe Girardini, ma soprattutto Ugo da Como, un nome credo abbastanza sconosciuto ai più, che porta il Ministero fino alla suo scioglimento, alla fine del 19, che sarà poi, non a caso, nominato primo presidente e direttore della Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali. Un democratico vicino a posizioni zanardelliane che aveva avuto una larga esperienza in campo sociale durante tutta la sua esperienza politica. Dell'attività e dei principi che ispirarono il lavoro di questo nuovo ministero rimane, a mio avviso, un'importante testimonianza edita, perché in occasione della terza conferenza interalleata per la protezione degli invalidi di guerra che si svolse a Roma nell'autunno del 1919, fu presentato all'allora ministro, ancora era Ugo da Como, un volume che ricostruiva l'attività fatta dal Ministero. Il titolo era L'assistenza di guerra in Italia e il volume era curato, come si capisce dalla presentazione, da due oscuri, direi, funzionari ministeriali, due capi divisione, credo che il Ministero non ebbe direzioni generali ma soltanto appunto delle divisioni. Se volete vi dico i nomi, ma sono veramente oscurissimi questi due funzionari. Però il testo, oltre a essere una vera e propria miniera di dati, di informazioni, è significativo a mio avviso soprattutto perché appunto è una testimonianza indiretta
del salto qualitativo di principio del ruolo dello Stato nelle funzioni sociali che lo Stato ha compiuto con la guerra, e con la consapevolezza di ciò che emerge proprio dalla scrittura che è affidata a questi due funzionari. Nella prefazione, infatti, si parla, cito, di nuove idealità, nuovi compiti che incombono allo Stato per assolvere il suo dovere di assistenza. Si riconosce poi la faglia fondamentale della guerra quando si scrive, cito ancora, «la guerra è stata anche una guerra di idee. Dalle miserie e dalle sciagure da essa create è stata tracciata una nuova via luminosa per i nuovi fini dello Stato». Ma è soprattutto un altro passaggio, quello che secondo me è più significativo nell'evidenziare, nel testimoniare questo salto così evidente, così significativo che la guerra ha impresso al ruolo dello Stato. Cito ancora una volta. Dalle tragiche vicende dell'immane conflitto veniva mano a mano tracciata per il legislatore italiano una via luminosa, in cui ogni valore etico brilla di vivida luce e lo Stato assume una forma più perfetta e più evoluta. Lo stato giuridico dell'anteguerra, che nell'anteguerra, al di fuori di ogni altra aspirazione che sembrava lontana raggiungersi, era considerato come il tipo più elevato, lo stato liberale, aggiungo io, veniva di balzo ad essere raggiunto e superato da una nuova concezione altissima. Due punti, lo stato giuridico sociale. Ora, senza volere avanzare ardite e probabilmente forzate genealogie, l'espressione qui coniata, qui riportata, di stato giuridico sociale, siamo, ricordo, ancora nell'ottobre del 1919, sembra effettivamente un'anticipazione di espressioni e sintagmi che compariranno solo nella ben più nota, ben più studiata temperie costituzionale weimariana, e a quel riferimento al sociale Reichstag di cui Hermann Heller, così come Franz Neumann, parlano nei loro scritti, ma ne parlano e coniano questa categoria nel 1930. Qua siamo comunque nel 1919 e la penna, ripeto ancora, è quella di due funzionari che in qualche modo però si rendono testimoni di un mutamento che a quanto pare è visibile, percepibile, tanto ad arrivare appunto a imprimere e a condizionare la loro penna. Gli autori poi sempre di questo volume dimostrano anche una notevole capacità di storicizzazione del fenomeno che è avvenuto, laddove riportano le precedenti esperienze in campo sociale, il riferimento a Crispi e il riferimento a Giolitti. Il riferimento a Crispi nel momento in cui dicono quello Stato era uno Stato ancora in cui l'assistenza era di fatto beneficenza e la categoria di riferimento era unicamente quella della carità legale, cioè la delega che lo Stato dava come controllore, né più che meno, ad altri enti, ad altri soggetti per esercitare un'azione sociale. Arriva poi Giolitti e i nostri due funzionari citano il rapporto che Giolitti acclude alla legge del 1904 sulla beneficenza, in cui Giolitti, pur riconoscendo sempre il ruolo preponderante di altri soggetti nel prendersi il carico di iniziative sociali, in subordine però rivendica un nuovo e diverso e più attivo ruolo dello Stato, però sempre in subordine, fino ad arrivare appunto alla svolta della guerra e al nuovo Stato assistenziale che loro delineano. Inoltre, e con questo finisco le citazioni da questo volume, è significativo anche un ulteriore passaggio perché rivela, credo, una circolarità di idee e una genealogia in qualche modo riconducibile, credo, fondamentalmente all'opera di Francesco Saverio Nitti. Il passaggio è questo: l'assistenza deve tendere principalmente a procurare loro, gli assistiti, i mezzi per lavorare e rendersi indipendenti. Ogni atto di previdenza, e questo è scritto in corsivo, deve possibilmente essere anche un atto di produzione. E qui direi che appunto l'influsso nittiano, il collegamento al produttivismo tecnocratico e democratico nittiano è piuttosto chiaro, insieme appunto a un rinnovato ruolo dello Stato e una rinnovata funzionalità dell'amministrazione e della burocrazia che si collegava all'intero progetto nittiano. Motore, infatti, a mio avviso, di gran parte di queste iniziative, di questa nuova visione dello Stato, è stato certamente Francesco Saverio Nitti, dal momento in cui nell'ottobre del 17, nel gabinetto Orlando, assume il ruolo di ministro del Tesoro.
con la volontà espressa e precisa di fare di questo ministero il luogo di coordinamento e di propulsione dell'attività bellica, ma anche di quella che già lui preannuncia come la fase di transizione al dopoguerra. Alla figura di Francesco Savaglionitti la storiografia recentemente ha dedicato ben poco. Direi che siamo fermi a Barbagallo e alla biografia appunto del 1984, che peraltro a questi specifici temi della vicenda nittiana dedica soltanto dei passaggi cursori. Sono tante le iniziative legislative in campo sociale che possono essere ricondotte all'attività di Nitti. Io vorrei ricordare, perché poi voglio citarvi alcuni passi appunto scritti dallo stesso Nitti ugualmente significativi, l'introduzione nel dicembre del 17 delle polizze vita gratuite per i soldati e per i sottufficiali, poi estese agli ufficiali nel marzo del 18, poi estese ulteriormente ai superstiti, cioè una sorta di polizza reversibile, ai familiari nel dicembre del 1918. In quest'idea di queste polizze appunto gratuite, che tra l'altro i combattenti italiani, voglio dirlo, furono tra i primi in Europa a godere di questa speciale provvidenza ed unici fra tutti ad averla totalmente gratuita, Nitti nel presentare questa iniziativa scrive alcune righe significative non solo del nuovo ruolo dello Stato, ma in qualche modo anche dei nuovi confini del diritto privato. Coniuga veramente molte delle cose che abbiamo detto finora, laddove tratta il tema della famiglia e dell'estensione dei confini della famiglia con la caduta di molti appunto dei confini propri del codice civile di allora che la guerra ha provocato. Scrive Nitti: ogni soldato in trincea, in prima linea in tutta la zona del suolo, ha il diritto di scrivere, sta presentando l'ultimo dei provvedimenti, quello che appunto estende ai superstiti i premi delle polizze assicurative. Dicevo, ogni soldato in trincea ha il diritto di scrivere il nome di una persona cara, fratello, moglie o amante, madre o figlio illegittimo, o vecchio amico, o persona lontana che in qualche modo preoccupa il suo cuore e può disporre come vuole della somma che lo Stato mette a disposizione del combattente. E questo programma è ribadito nel testo stesso della legge, in cui si dice che in deroga al codice civile la polizza può essere intestata come meglio si crede, secondo i voti dell'anima e dei sentimenti. Quindi addirittura con l'entrata in un testo di legge, io non ho fatto altri controlli, ma credo sia la prima e forse unica volta che un testo di legge riporta espressioni come anima e sentimenti all'interno del testo. Ho cercato di fare veramente soltanto un velocissimo abbozzato schizzo, ma il mutamento di prospettiva nel ruolo dello Stato, nel ruolo sociale dello Stato che si verifica durante la Prima Guerra Mondiale è, direi, palese ed evidente, anche appunto solo esaminando i testi di legge o testi apparentemente sterili come quelli a carattere burocratico amministrativo da cui ho tratto la maggior parte delle citazioni, come appunto quello prodotto dal Ministero per l'Assistenza Militare. Per concludere, quindi, proiettandomi brevemente nella fase di passaggio tra Stato liberale e fascismo, e come a mio avviso è stato opportunamente sottolineato in un vecchio saggio di Tommaso Detti, un saggio comparso nell'annale 7, quello dedicato alla medicina, il saggio si intitolava Stato, guerra e tubercolosi. Diceva allora Detti, e mi sembrano ancora riflessioni assolutamente condivisibili, che sarebbe discutibile appunto non tenere conto dell'esistenza di un progetto ampiamente riformatore che viene portato avanti tra 17, perlomeno il 19, forse oserei dire anche il 20, legato soprattutto alla visione di Nitti e dei suoi uomini, ma non solo. E appunto gli ultimi governi di guerra portarono avanti un progetto che, se per tanti versi potrò risultò inadeguato di fronte alle realtà e ai bisogni dell'Italia postbellica, si tradusse pur sempre in una serie di misure di legislazione sociale di notevole rilievo, anche appunto nel confronto con coeve esperienze europee e straniere, che non deve essere appiattito appunto su una prospettiva finalistica che ha nell'avvento del fascismo il suo sbocco obbligato. Semmai si potrebbe addirittura proprio ribaltare la prospettiva, ovvero riconsiderare come proprio quel progetto
fu uno dei motivi per cui il fascismo arriva al potere, quindi anche valutare nella concretezza di tutti gli atti l'ampiezza, insomma, di quelle proposte credo sia utile da inserire nella valutazione delle tante articolate motivazioni che portano poi il fascismo al potere. E con questo concludo. Vi ringrazio. Bene, quindi ora direi che possiamo aprire un po' il tavolo alla discussione. Dei due se ne arriva, possiamo aprire un po' il tavolo alla discussione. Abbiamo di fronte un plotone di esecuzione che spero se vuole dire qualcosa, o se magari tra loro, visto che ci sono molti punti di contatto possibile interazione, anche se tra loro i relatori vogliono intervenire l'uno sull'altro, possiamo cominciare. Grazie. Qualche domanda così un po' da buttare là. Ecco, c'è il microfono. Che c'è. Allora, una domanda sull'intervento della professoressa Stolzi. Volevo chiedere se nel 1942, quando Vassalli scrive il codice civile, ritiene che questa crisi di cui parlava nella famosa produzione del 19 possa essere risolta e definitivamente chiusa dalla nuova struttura giuridica che ha contribuito a scrivere. No, quello di Vassalli è un profilo intellettuale singolare. Lui per esempio è un antilegalista, antilegalista nel senso che ritiene che il diritto privato non dovrebbe essere contenuto in un codice, cioè in una legge dello Stato. E nel 60, se non sbaglio, ma insomma intorno agli anni 60, scrive un saggio intitolato Extrastatualità del diritto privato. Quindi Vassalli è un giurista che scrive il codice detestando in realtà il codice, e lo dice chiaramente, lui dice: è un'ironia del caso se è toccato proprio a me scrivere per buoni due terzi il codice civile. Quindi non è un amante del diritto privato racchiuso nella legge, non solo, ma Filippo Vassalli, come dire, registra lucidamente il mutamento, e il codice di cui è artefice secondo me riflette in maniera molto chiara questa coesistenza appunto di tradizione e novità, ma Vassalli resta incondizionatamente affezionato a un'altra idea di diritto privato, cioè per lui il diritto privato inizia e finisce laddove l'individuo è libero di determinare i fini della propria condotta. Ogni ipotesi diversa di interferenza tra privato e pubblico è rischiosa. Magari è inevitabile, però è rischiosa, e questo è un postulato a cui lui resta fedele dagli anni 20 agli anni 60. Per esempio, in questa famosa prolusione della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato, lui abbraccia in un unico, cioè stringe in un unico abbraccio anche fenomeni estremamente diversi, dalla legislazione sociale all'intervento dello Stato in economia. Per lui sono tutte smagliature di una idea di diritto privato a cui resta legato. Non solo, questo tipo di atteggiamento è però anche rischioso, perché per esempio Vassalli in quel testo invece del 47 sui caratteri della codificazione civile rivendica il carattere non fascista del codice, su questo si può discutere per ore, ma insomma lui lo rivendica con forza e dice semplicemente che i giuristi italiani che hanno scritto il codice si sono limitati a recepire cose che stavano succedendo in tutta Europa, anche in paesi non retti da regimi autoritari. Quindi lui rivendica la scienza del diritto, la capacità di interpretare più e meglio della politica il moto della storia e di guadagnare uno spazio di autonomia rispetto alle direttive di regime. Allo stesso tempo però lui dice, insomma, il codice è ispirato a principi non tanto diversi da quelli che si leggono nella Costituzione repubblicana, e per lui tra Carta del Lavoro e Costituzione repubblicana la distanza non è poi così rilevante. Ora, noi capiamo dal punto di vista storiografico, questa lettura è molto problematica se non altro perché la Carta del Lavoro nasceva in un contesto di estrema compressione dei diritti e delle libertà individuali, la Costituzione no. Però dal punto di Vassalli questa non è un'affermazione
incoerente o fatta per scandalizzare, perché dal suo punto di vista ogni ipotesi di rapporto tra privato e pubblico rispetta, diversa da quella ideale di una separatezza del diritto privato dallo Stato, è analoga, è tutto sommato ugualmente rischiosa. Quindi appunto tra la Carta del Lavoro e la Costituzione del 48 le differenze non erano così rilevanti. Ora questo è chiaramente molto discutibile, ma lo faccio per dirvi che un personaggio come Vassalli non ritiene risolvibile il problema, perché dal suo punto di vista c'è un'insidia perenne che si annida negli ordinamenti, spetta ai giuristi renderla meno pericolosa possibile. Ecco, questo è il massimo secondo Vassalli a cui si può aspirare. Spero di aver risposto. Sì. Funziona. Sì, funziona. Sì, io volevo in realtà formulare due domande. Una alla professoressa Stolzi e l'altra al professor De Gregorio, poi eventualmente chi si vuole unire. Allora, intanto lei professore aveva sostenuto nel corso del suo intervento che nel corso dell'Italia liberale, diciamo che una costante del Parlamento dei notabili è stato quello di concepire la politica come amministrazione. E le vorrei chiedere semplicemente di spiegare meglio questo punto, ecco, perché per esempio la differenza tra governo e amministrazione dovrebbe essere una differenza importante, quindi che differenza c'è tra la politica intesa come amministrazione nel governo dei notabili, per esempio, e la politica intesa nel periodo del secondo dopoguerra? Cioè davvero ci può essere una distinzione netta o non si potrebbe tutto risolvere in un grande consociativismo? E invece per la professoressa Stolzi io volevo capire se diciamo qual è stata l'eredità che la guerra ha davvero lasciato alla scienza del diritto privato, nel senso che perlomeno nella scienza del diritto pubblico abbiamo avuto un fenomeno, sì, non con la prima guerra mondiale, magari dopo la seconda guerra mondiale c'è stato un progressivo abbandono del metodo giuridico puro, penso a esponenti come Massimo Severo Giannini appunto, e quindi un abbandono del positivismo. Si può dire lo stesso nell'ambito della scienza del diritto privato? Cioè c'è stato un abbandono del positivismo giuridico, che comunque è una categoria, cioè un'ideologia che deriva dall'Ottocento anch'essa. Bene. Allora, sì, quando ho detto che una delle costanti nella classe politica liberale era l'intendere la politica come amministrazione, sottintendevo dire, cioè intendevo alla fine alludere al fatto che per la classe dirigente liberale la politica e il partito, perché loro di partito parlano poi alla fine, ha come scopo il governo della città, e questo più che ad una scarsa distinzione tra governo e amministrazione, a mio modo di vedere porta ad una scarsa distinzione tra il ruolo dell'esecutivo e il ruolo del legislativo, non tanto nella funzione ma quanto nel rapporto tra i due organi, nella misura in cui il Ministero appunto assume questa identità, questa soggettività autonoma. Questo ad esempio si manifesta in maniera abbastanza palese quando l'unica articolazione interna alla Camera riconoscibile in età liberale è quella tra maggioranza e opposizione, che viene qualificata come distinzione tra partiti. I partiti sono solo due, quello di maggioranza e l'opposizione. È binaria la concezione dell'articolazione interna alla Camera, perché funzionale al Ministero. Cioè le posizioni, poi come dire, a questo punto si tratterebbe anche di sfaccettare, perché questo riguarda veramente la cultura
politica e giuridica del notabilato liberale. Nel momento in cui la Camera si sfaccetta e si compone diversamente, poi questo progressivamente cambia, ma sostanzialmente nella cultura politica del notabilato liberale si può essere o pro o contro il ministero, e quindi la propria posizione all'interno dell'istituto è funzionale alla politica e alle posizioni del ministero. Non so se sono. Dunque, per quanto riguarda l'eredità della guerra, io direi che bisogna distinguere tra due profili: un profilo delle realizzazioni legislative istituzionali, e anche in base a quello che ha detto Ilaria, è un fiume che inizia in quegli anni e che, pur con diverse modulazioni, però è impossibile prescindere da ipotesi dell'azione tra privato e pubblico. Quindi c'è un torrente legislativo istituzionale che prosegue. È molto diverso invece il discorso da farsi per quanto riguarda il modo con cui la scienza giuridica organizza il proprio discorso, no? C'è sempre uno iato più o meno ampio tra gli svolgimenti effettivi della dinamica socio-economica, questo è il cruccio di noi giuristi, e le immagini, l'organizzazione teorica che si dà della realtà. Spesso la distanza non è lieve. Ecco, da questo punto di vista confermo quello che ho detto, cioè fino alla caduta del fascismo c'è un forte abito positivistico e legalistico della scienza del diritto privato in Italia. Ci sono eccezioni anche molto notevoli, penso a figure straordinarie come Lorenzo Mosso, Enrico Finzi, penso a Giuseppe Capograssi, che è un filosofo del diritto, a Vidar Cesarini Sforza, che è un liberale, forse un liberal fascista, insomma un personaggio su cui pesano ricordi per esempio di un antisemitismo piuttosto smaccato, quindi un personaggio controverso, però che scrive pagine straordinarie di teoria generale del diritto, in cui invita ad abbandonare l'abito positivista e formalista. Tuttavia queste sono voci eccezionali, anche di eccezionale levatura teorica, ma minoritarie. Io credo che la vera svolta sul fronte della scienza del diritto privato si ha dopo il 45, non tanto per effetto dell'entrata in vigore della Costituzione. L'entrata in vigore della Costituzione è un fatto indigesto per la scienza giuridica, sia per i cultori del diritto privato che del diritto pubblico. È un testo che appare lontano dai propri orizzonti teorici, lo ha scritto bene Massimiliano in più di un articolo. Spesso i giuristi si ritraggono di fronte a questo testo, è un testo scritto da politici, non da giuristi. E c'è quella distinzione tra norme programmatiche e norme precettive che vale sostanzialmente a garantire un rinvio sine die dell'attuazione delle parti più innovative della Costituzione, e che è un rinvio anche sine die un modo con cui la scienza giuridica si assolve dal dovere, diciamo, di adeguare il proprio strumentario al portato della Costituzione. Il vento comincia a cambiare, almeno per la jus privatistica, io penso dagli anni 60 e 70 del Novecento. C'è una nuova generazione di civilisti, ora io temo di dimenticarne qualcuno, ma penso a Rescigno, penso a Natoli, penso dopo a Busnelli, insomma una generazione di civilisti che inizia a lavorare molto seriamente sull'ipotesi di un diritto privato non riducibile alla mera superficie delle norme legislative, quindi una rivalutazione forte anche del ruolo dell'interprete, della scienza giuridica, del giudice come fattori di adeguamento costante del diritto alla mutevole e continuamente mutante realtà dei rapporti socio-economici. Quindi sì, c'è un'istanza, e per questo varco rientra a pieno titolo nel discorso civilistico anche il discorso sulla Costituzione. Cioè la Costituzione non è più una fonte per il pubblicista o estranea agli orizzonti del privatista, ma è un canovaccio su cui deve lavorare anche il privatista. Non so se sono stata... Volevo fare io una domanda, visto a tutti i giuristi al tavolo, visto che io non lo sono... No, più che altro volevo chiedere se appunto quella frase estrapolata in maniera un po' forzata, forse astratta, da questo tomo del 19 sullo stato sociale giuridico ha un senso, oppure se mi sto incuneando in terreni totalmente assurdi e impervi. Personalmente penso che ne abbia moltissimo, anche perché mi sembra un discorso lucido, consapevole, cioè usato assolutamente
a proposito. Sarebbe interessante ricostruire la formazione di questo personaggio, di questo testo, perché appunto, per esempio in Italia, dimmi Massimiliano se sei d'accordo, la lettura dei Weimariani è una lettura lenta, una lettura tarda, appunto mi viene in mente, ma è un autore che amo molto, quindi lo cito in continuazione, Lorenzo Mossa, il famoso Lorenzo Mossa, è forse l'unico che negli anni 20 e 30 ha letto Zinsheimer sul diritto del lavoro. Per il resto la cultura giuridica italiana è abbastanza fredda rispetto a questo tipo di sollecitazioni culturali, quindi è ancora più stupefacente il fatto che questa locuzione poi sia utilizzata, mi sembra, con assoluta padronanza, insomma, con esatto, sì, ma anche caratterizzandola in maniera molto esatta, penso. Oh sì. Mi suona nuova e quindi ero molto piacevolmente impressionato. No, non credo che sia, anche io non credo che sia usata assolutamente a sproposito. È vero, come diceva Irene, che la recezione della dottrina weimariana arriva qua decisamente più tardi, decisamente dopo. E io, ecco, a occhio e croce, quando tu hai letto questa cosa, ecco, mi si è aperta un po' come finestra, ecco, l'idea politica nittiana, cioè ci vedo un marchio di fabbrica parecchio marcato in questa frase qua, conoscendo già anche il Nitti del 19, colui che ha voluto fortemente la proporzionale, forse unico sinceramente convinto della bontà democratica, ecco, cioè, che avrebbe portato, cioè, come dire, che quella riforma avrebbe condotto ad una democratizzazione vera, no, del sistema. Io voglio aggiungere qualcosa su questo aspetto della legislazione sociale, perché sempre parlando di cose concrete, la legge del 18 che abroga i pieni poteri e li abroga in relazione al fatto che a partire dai collegi elettorali convocati nel 19 andrebbero a cessare i pieni poteri, parla espressamente di una riapprobazione da parte del Parlamento delle libertà politiche, ma non menziona l'intervento sulla proprietà. Non a caso nel dopoguerra continueranno ad esserci decreti legge fortemente sociali, io ne ricordo solo due. Uno è di Bonomi e uno è di Giolitti, quindi anche dopo Nitti. Quello di Bonomi riprende tutto il tema delle acque pubbliche, che già nel 16 lo stesso Bonomi espropria perché deve facilitare l'industria idroelettrica a fini industriali, e questi decreti restano in vigore, poi vengono reiterati, anche modificati, fino al 19-20. E Giolitti addirittura fa un decreto legge di carattere bolscevico, perché per fare fronte alla crisi degli alloggi prevede il coattivo frazionamento degli appartamenti, cosa che se succedesse oggi sarebbe una cosa che... È l'ultimo ottobre. Lì, e qui faccio una notazione politica, secondo me una certa responsabilità, sai di chi è? È dei socialisti massimalisti, perché di fronte a queste misure qui, che appaiono ancora oggi bolscevicche, spesso i socialisti massimalisti non portano fino in fondo l'appoggio. E qui che cosa gioca purtroppo? Una cosa della guerra. Cioè la vecchia frattura tra interventisti e neutralisti rimane anche nel dopoguerra, per cui Bonomi, Nitti sono visti dai socialisti massimalisti ancora come guerrafondai. Quindi se dal punto di vista sociale, questa è una notazione politica, non, torniamo al campo della politica, ma non è indifferente, non è, perché questi... Ecco perché quello che tu dicevi, diciamo, il tuo spunto è molto interessante sul fatto che questo aspetto sociale poi va a finire nel fascismo. Ma perché va a finire nel fascismo? Perché i socialisti non lo fanno proprio. Altrimenti non si capisce perché va a finire nel fascismo. C'è una lettera di Turati riportata nel Nitti di Barbagallo. Per rifare l'Italia di Turati
che è del 20, lui è l'unico socialista riformista che vuole fare Alanitti, il produttivismo Alanitti, ma è l'unico ed è minoranza. Il rimprovero che si può muovere a Turati è quello di non avere spaccato in quel caso prima il fronte, perché in Turati rimane sempre l'ottica marxista dell'unità del Partito Socialista, mentre in quel caso probabilmente, se fosse uscito prima, un accordo tra i socialisti riformisti e i popolari avrebbe evitato che facesse proprio il fascismo l'aspetto sociale. Sì, c'è appunto questa lettera del ottobre 18, insomma la guerra appena sta per chiudersi, è una lettera di Turati alla Balabanov, in cui Turati dice alla Balabanov: guarda che Nitti ci sta superando, praticamente ci coglie impreparati e ci travolgerà, vuole il laburismo al governo e noi... Esatto. Sarebbe anche interessante capire invece quanta fortuna trova questa idea all'interno della cultura politica liberale, perché questa è di Nitti, ma perché ho ovviamente, certo, l'idea di un cameo, no? Ma, sì. Però forse no, però non lo so, non ti so rispondere. No, probabilmente non trova molta fortuna. All'Illuminato direi di no. Perché non a caso da chi viene? Viene da quella, diciamo, classe dirigente intermedia, che è da un lato i rinunciatari, e quindi non è legata ai liberali di classe dirigente, no? Bissolati. Sì. Poi Bissolati muore presto. Sì, sì, muore nel 20. Alcuni degli oscuri. Che però sono anche, diciamo, non ben visti dai socialisti. Degli oscuri politici, appunto, che sono spesso di formazione radicale, cioè, hanno alle spalle quelle esperienze. Sì. Nella ministerializzazione, esatto. un posto sì. La figura emblematica è Beneduce. Beneduce viene dal socialismo, anche lui littiano, certo. Poi passa e porta al fascismo. Liberiamo i nostri ostaggi. Comunque hanno partecipato attivamente degli eroi. Okay. Direi quindi che, se non ci sono altre osservazioni o domande, possiamo sciogliere la seduta, come si suol dire, il Parlamento. Ringraziamo tutti e grazie.